Allora, c'è anche, forse ci sono nella polarizzazione delle forze del campo elettromagnetico, ci sono dei ristrutturamenti che dipendono anche dalle resistenze. Allora il mondo di arte, il mondo del pensiero classico nell'ingegnerismo e tutto resista naturalmente alla novità, e c'è ancora parte di questo sistema di pressione, di polarizzazione di forze tecnomagnetiche. Questo campo elettromagnetico funziona e aiuta molto la creatività. Funziona prima a una vitesse immensa, è veramente stupendo, e funziona anche a educare la gente celeramente, molto rapidamente. La gente oggi non hanno toccato già la macchina, però hanno capito tutto che vuol dire, da una maniera semicoscienza. La gente come me, che sono a lavorare su queste cose, sono utili per fare venire le idee un poco più presto, no? Però voi avete tutti capito l'importo di questo cambiamento, e anche l'importo per voi stesse individualmente, avrà una conseguenza sulla vostra vita, e capito. Però forse che ogni persona qui non ha provato una macchina propria, però funziona molto rapidamente. Vedi la creatività dei reti, che è un'arte veramente cognitivo, che è un'arte di organizzazione del pensiero, che incomincia adesso in una forma primitiva. E ho trovato 5-6 esempi di creatività che io penso hanno questa qualità artistica del webness, la reticolazione, la capacità di rete, di essere un rete e di lavorare con un rete. E questo è un criterio per me ancora fondamentale di tipo di arte e tipo di creatività che trova sui reti. Un esempio semplice, Egitto, abbiamo provato di prendere qui per la triennale questo Egitto, e la ricostruzione di un tempio di Karnak, e si può guidare e si può incontrare la gente per vedere quel tipo. È un tipo classico, non ancora abbastanza intelligente, che era un sort of degré zero della creazione artistica sulla rete. Secondo, questo KA World, Knowledge Adventure, di che ho parlato, di incontrare la gente e di creare un tipo di comunicazione che dà una profondità all'incontro. Più che questa c'era, si chiama Hypermail. Hypermail è molto intelligente. Hypermail è come email, si manda una lettera semplice quando ha un keyboard, però ogni parola che conta, che vuol dire che qualcosa specificamente, è pre-marcata e pre-linked. Allora, quando io voglio capire una conversazione di una settimana tra 5 filosofi o 5 artisti, 5 critici, sarebbe una cosa noiosa, terribilmente noiosa, di andare linearmente da una parola all'altra, quando questo hypermail è come un flash che attraversa tutto il discorso. È possibile trovare la parola che sono tra 2 o 3 settimane di conversazione, è possibile ritrovare il soggetto auto-organizzato per capire meglio quello brainstorming, quella discussione tra gente. Veramente è un inizio dell'intelligenza nella rete. Un altro, Ringo Plus Plus, che è un programma fatto da Patty Maas a MIT. Vedi, una cosa stupenda. Patty Maas, sì. Ha trovato un sistema, si danno sulla pagina 20 di musica corrente, musica che piacerebbe a David Bowie, Brian Eno, Madonna, tutti quanti, house music, techno music. E voi è mandato di dire sulla pagina che qualità da 1 a 7 darà a questo pezzo specificamente. E dopo 20 preme un piccolo button e si troverà 20 altri che forse
voi non conoscete e da quelli che sarebbe piacevole e questi che non sarebbe piacevole. Intelligente, sì, bastante, un tipo di mercato, un marketing device, eccellentissimo. La terza cosa è la cosa più interessante. È possibile di premere ancora una volta quel bottone per avere il profilo di tutte le gente che hanno il stesso gusto che voi. E anche l'indirizzo per comunicare con loro. Allora è possibile di fare un profilo, come io chiamo questo tipo di programma, una papilla gustativa elettronica e collettiva. È possibile di capire meglio un tipo di gusto, si applica per la musica, ma si applica anche per il disegno, si applica per tutte le tecnologie, si applica. Questa invenzione per me è ancora un grado più. Più forte ancora è quello che si chiama Ideal Futures. Stupendo. Ideal Futures è uno dei programmi più intelligenti oggi e che per me è il più artistico, il più creativo di tutti. Il programma è così. Si mette quando si ha l'accesso a questo programma, si mette un'idea da Marco. Io penso che Marco è molto gentile e brillante, io penso che quando Marco parla io prenderò quale idea e metto l'idea di Marco sul schermo. E ho, come voi, come tutti che vengono a giocare con questo sistema per la prima volta, $50 elettronici. Solo elettronici, come Monopoli, no? E allora io penso che l'idea di Marco vale $2 per l'inizio, perché io devo mettere un po' di dinero in altri centinaia, $2. Ok, e la sua idea mi interessa bastante per me di aggiungere un poco. Allora ho fatto. Domani mattina vengo per vedere cosa succede con l'idea di Marco. E era visitata per 40-50 centinaia di persone che sono Marco, scusami, è un'idea molto interessante. Io anche metto un po' di dinero. Al fine della settimana l'idea di Marco e diventa una cosa come di investimento classico, azione tutti quanti, e anche la settimana dopo diventa business plan. Ecco, è ancora per me un tipo di arte all'inizio, primitivo, però questo si vede per questa invenzione che le riconfigurazioni della collaborazione mentale e sociale emotiva della gente è una cosa che va a crescere più giorno dopo giorno a questo tempo. Allora io penso che per concludere che noi siamo tutti a colleghi interpellati per questo tipo di sviluppo, perché siamo tutti insieme e anche siamo Negroponte ha detto così, che siamo tutti David e Goliath insieme. La grande compagnia Olivetti e la Stett non sono più forti sulle reti che voi, solo per questa questione di creatività. E anche come se la previsione di Karl Marx, si realizza oggi. E il passato era che l'uomo e il mondo saranno in pace e in modo felice, sì, i mezzi di produzione saranno nel potere dell'utente, non nel potere del produttore. Oggi i mezzi di produzione sulle reti, sul mondo audiovisuale, vengono più fortemente e più fortemente ogni giorno nella mano dell'utente, e il potere passa del produttore classico, dell'organizzazione ierarchica classica, della corporazione internazionale, il potere va progressivamente all'utente. E la realizzazione del gran sogno di Marx, e lui l'aveva pensato una volta, e questa è un'informazione. Grazie.